Gli oceani si stanno riscaldando ad un ritmo molto più rapido di quanto previsto sino ad oggi. Lo sostiene uno studio scientifico che lancia un nuovo inquietante allarme sul cambiamento climatico. Ce ne parla Giovan Battista Tomassini. Sinora gli oceani ci hanno protetto dagli effetti più catastrofici del cambiamento climatico, assorbendo oltre il 90% del calore intrappolato dai gas serra nell'atmosfera. Senza questo scudo, gli effetti sulla terraferma dell'innalzamento globale delle temperature sarebbero molto più violenti. Secondo un nuovo studio pubblicato dal Journal of Science, il ritmo con cui gli oceani si stanno riscaldando è però del 40% più rapido di quello previsto dal rapporto delle Nazioni Unite del 2014. Misurare la febbre dei mari e del pianeta non è cosa semplice. Da una decina d'anni disponiamo di una rete di rilevazione della temperatura dei mari molto più ampia e capillare, composta da centinaia di boe disseminate negli oceani che trasmettono i loro dati via satellite. Questo offre un quadro molto più accurato, ma allo stesso tempo allarmante. Non solo l'innalzamento della temperatura media dei mari sta già danneggiando gli ecosistemi marini, come la barriera corallina, mettendo a rischio la fauna e la flora, ma nei mari si va accumulando un'energia che è destinata a produrre fenomeni atmosferici sempre più violenti. Non solo, il riscaldamento dei mari produce l'innalzamento del loro livello per l'aumento del volume dell'acqua in funzione della temperatura e questo effetto si somma allo scioglimento dei ghiacci ai poli. Di fronte a queste previsioni, avvertono però gli scienziati, non bisogna abbandonarsi allo scoramento, servono invece azioni incisive per limitare le emissioni di gas serra. Anziani.